Scusate la voce leggermente nasale, ma ho deciso di farmi venire la febbre ad agosto, è una specie di bronchitella. Comunque, vi parlo del balsamo barba, e non solo barba, di Bioficina Toscana Lenote Legnose. Intanto vi faccio vedere la confezione, che è questa qui. Gli ingredienti sono questi. E Bioficina Toscana ci dice: un balsamo pensato per ammorbidire e condizionare la barba con olio extravergine di oliva toscano IGP bio, dalle proprietà emollienti e altri fattori ammorbidenti idratanti come urea, pantenolo e succo d'aloe. Contiene anche estratti biologici lenitivi di Ligriso malve ed achillea, o achillea, non lo so come si dice. Un trattamento specifico per la barba, arricchito da un intenso aroma legnoso. Ora, io di questo prodotto me ne sono innamorato sin da subito. Già appena si apre fa un odore fantastico, è un odore molto forte, sono note legnose, sembra quasi quando si comprano quei prodotti che odorano di sandalo, una cosa del genere, ed è un odore che rimane sui peli, e non sono della barba, perché ha anche un altro uso che ora vi spiego. Sulla barba è eccezionale, dal primo momento in cui, proprio dalla prima applicazione, ho visto subito che è un prodotto performante. Lascia la barba, sapete quando uno magari fa la barba o la lava, rimangono tutti gli spuntoni, diciamo, tutti i peletti così, ecco. Questa la fa molto omogenea, appiattisce quei peletti che restano così, e poi la rende morbida, anche per chi come me ha i peli della barba molto duri, però la rende morbida e bella profumata e compatta, diciamo, non appesantisce, non è una cera, è proprio una crema, però ha delle funzioni veramente interessanti. Non la unge, che è la cosa fondamentale secondo me, perché di solito i prodotti per la barba tendono ad ungere un pochettino, questa qua completamente. Certo, se ne mettete mezzo chilo è chiaro che fa il suo effetto eccedente. E quindi ora vi metterete a ridere, per la barba è un ottimo prodotto. Un giorno questo prodotto era messo sulla mensolina del mio bagno, dove c'è lo specchio. Era girato al contrario, col tappo aperto. Io avevo premura. È uscito dalla doccia prima per farmi i capelli, a un certo punto, preso dalla premura, metto un dito là dentro e me lo metto sui capelli. Ma che cosa mi sono messo? Non lo so, vabbè, asciughiamoci e andiamocene. Una cosa eccezionale, cioè lo dovete provare necessariamente. Una morbidezza, capelli lisci, belli setosi, profumati, lucidi, una cosa impressionante. Quindi io da quel momento in poi l'ho usato sia per la barba che per i capelli. Quando faccio la doccia faccio così e così. Certo, ne serve poco perché è un prodotto veramente, veramente ricco. Però devo dirvi che funziona sia per la barba che per i capelli. È molto molto interessante. Poi, diciamo, prodotti così profumati e condizionanti a me piacciono tanto. Per cui niente, ho scoperto per sbaglio questo doppio uso di questo prodotto, che magari fa parte della linea uomo, però secondo me se una ragazza, una donna vuole comprare un prodotto ottimo per i capelli, secondo me questo va anche bene. C'è Ettore, voi Ettore forse non lo conoscete, che sta facendo cose che non deve fare. Vieni qua. Vieni, ve lo faccio vedere. Vieni qua. Lui è Ettorino. Ciao. Ciao. Poi vi spiego bene chi è Ettore. Guardate che bello. Bacetti. Vai. E l'altro che abbaia è Ercole. Siamo pieni e tempestati.
Comunque niente, fatemi sapere voi se avete provato questo prodotto che è veramente eccezionale. Poi vi parlo anche della crema che è alle mie spalle, della crema viso della stessa linea. E niente, fatemi sapere se l'avete usato. Ettore continua a graffiarmi ed Ercole continua ad abbaiare. Io vi ringrazio, aiuto, ci rivedremo presto. Ciao!